Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, sono nell'area dell'autogrill Mascherone, ovvero è l'autogrill che si trova lasciando Roma alle spalle in direzione Firenze, il primo o il secondo dopo l'uscita dalla città in direzione dell'autostrada principale, la 1. Quindi l'area di sosta, l'autogrill e Mascherone. Quello che vedete qui alle mie spalle è il punto camper. Quindi, per intenderci, dove seguite le indicazioni, arrivate esattamente qua dove io ho parcheggiato. Che succede però? Che stranamente questo camper service non ha la griglia. Quindi non si può scaricare un bel niente. Poi andiamo a vedere. Qui c'è dell'acqua, c'è un rubinetto di acqua non potabile che esce l'acqua per caricare bene. Qui c'è un tombino chiuso che... proviamo a capire cosa c'è qua dentro. Ah, ecco, qui c'è lo scarico delle acque nere, il lucchetto aperto, quindi c'è la scarica. Mancano lo scarico delle griglie, perché guardate, ci sono solo dei tombini, ma non c'è assolutamente nulla. Ma attenzione, abbiamo la corrente elettrica con tanto di salvatita dove può erogare la corrente. Quindi a Mascherone, amici cari, non si può scaricare le acque grigie, però le acque nere si può caricare e c'è la corrente. Per capirci, guardate, questo è lo spiazzo che c'è qua davanti, quindi è abbastanza grande, però c'è soltanto questo posto dedicato a un camper, mentre non c'è altra sosta dedicata ai camper. Il resto, quello che vedete anche oltre la grata, è soltanto parcheggio per i camion. Ci vediamo al prossimo video. Fate i bravi, perché a fare il cattivo ci penso io. Ciao a tutti.